Sono all'incirca 80.000 gli euro impegnati dall'amministrazione comunale di Alessandria per effettuare le operazioni di spurgo nelle abitazioni interessate dagli eventi alluvionali dello scorso novembre. È stato inoltre garantito il supporto per la pulizia del fango nelle abitazioni private in Via Vecchia dei Bagliani e in tutte le aree golenali. Palazzo Rosso si è anche fatto carico dell'assistenza per la rimozione degli ingombranti. Nei casi più gravi, dove l'acqua ha completamente invaso le abitazioni e gli occupanti non hanno potuto sistemarsi in modo autonomo, si è provveduto a trovare un appoggio in albergo o in una casa di riposo. L'amministrazione comunale ha poi messo in campo soluzioni opportune, stanziando altri 15.000 euro per aiutare le famiglie a rientrare. I costi degli interventi sostenuti e le spese relative ai mezzi e alle dotazioni in uso ai volontari ammontano a circa 10.000 euro. Anche dal punto di vista tributario, Palazzo Rosso comunica che per gli immobili alluvionati dichiarati inagibili sono state bloccate le posizioni TARI, la tariffa rifiuti alla data del 25 novembre 2016, fino alla presentazione della dichiarazione di ritrovata agibilità. E nel caso in cui il contribuente avesse già pagato in un'unica soluzione, gli uffici provvederanno al rimborso della quota dovuta. In questi giorni abbiamo ricevuto diverse sollecitazioni da cittadini che ancora si trovano in situazione di estrema difficoltà in seguito all'alluvione dello scorso novembre, ha commentato il sindaco Rita Rossa. Il Comune ha messo in campo tutte le risorse possibili, sostenendo spese notevoli a supporto della popolazione colpita, che ancora oggi è in assenza della dichiarazione dello stato di calamità.